mesi, quasi 2 mesi, si è alzato, si è ingrandito, sarà il sostituto sicuramente di Galli, e Galli passerà senior. E quindi andiamo a seguire questa finale che ricordiamo è la penultima della giornata del 2007, è la finale degli 81 kg per seguire il match con il costume rosso Galli Gianluca e con il costume blu Fiori Simone. Inizia questo match molto interessante visto il livello tecnico dei due. Sì, sono tutti due diversi. Galli è un attendista, non è che attacca, però se attacca si trova in difficoltà. Se viene attaccato, dipende dalle sue gambe, perché le gambe di Galli, essendo un attendista, le tiene molto larghe. Però Galli è un po' più veloce, un po' più esperto, però non è detto che anche lui ha come carattere degli alti e bassi. Quest'anno gli europei gli poteva fare qualcosa di più, invece al secondo match mi ha perso con un uomo che poteva vincere tranquillamente. E un po' di colpi difficili, un po' da sapere quale sia effettivamente la destinazione dei punti da parte dell'arbitro. No, invece ho visto Fiori che ha attaccato appena Galli, ma ha preso due ganci sinistri belli netti, mentre Galli non è andato a segno. Ecco qua, si stanno studiando. Un momento di studio. Comunque due atleti molto potenti e veloci, quindi... Sì, che poi si conoscono anche, perché anche i vari allenamenti che abbiamo fatto quest'anno sono serviti anche a conoscersi, perché uno pensava di arrivare nella categoria di Galli, che poi un domani Galli passava a senior. Ecco, c'è anche il gioco di questo, che poi la propria società, a spese della società, noi abbiamo anche una situazione così che se vogliono mandare anche i propri pugili a fare degli allenamenti con la squadra nazionale possono tranquillamente venire, proprio sotto richiesta federale, con le spese sostenute dalla società. Anche questo siamo riusciti ad avere degli accordi. Chiaramente questo favorisce il loro bagaglio esperienziale. Si chiude qui il primo round, andiamo a vedere qual è questo punteggio che sarà determinante per l'impostazione tecnica del secondo round. Abbiamo una superiorità abbastanza netta di Galli Gianluca nei confronti di Fiori Simone, 9 a 5. È un po' più, un po' altino, sì, perché ho visto anche i colpi di Galli non molto netti. Ne ho visti invece 2-3 quelli di Fiori che erano netti, non per diminuire Galli, perché Galli fa vedere delle azioni talmente veloci che magari come parte il primo colpo arriva anche l'ultimo e poi segnano. Comunque un match da fare, cioè proprio da lottare. Tutto quanto da scoprire, quindi un risultato aperto. Ma andiamo a seguire questo secondo round. Quindi Galli l'anno scorso è stato a dicembre, ha perso nelle semifinali e quest'anno vuole prendere il titolo di finale. Sì, ma diventa un po', io adesso è scorbutico il combattimento, diventa non bello lineare, perché poi Galli ha un tipo di pugilato poi stranissimo, sì, proprio... Infatti in questo secondo round, in questo minuto effettivamente non c'è stato niente di particolare. Sì, se non l'accenno d'attacchi, che forse adesso è arrivato per sentirlo. Adesso di Galli, ecco, tutto questo movimento qui, se gli devono andare a segno, anche se sono tirati veloci,
e non con la potenza. L'importante è che sia stata l'azione. Ecco, qui non sono stati niente segno di nessuno, di due. Ecco, quello dell'incrocio del sinistro e spostandosi, quelli sono colpi segnati. E probabilmente a questo punto forse Galli il leggero vantaggio nei confronti di Fiore, però. Adesso è Fiori. Reagisce Galli. È un combattimento comunque sia combattuto. Sì, sì, è combattuto perché, come ho detto, uno vuole diventare campione d'Italia perché è adesso nella parte junior, mentre Galli là vuole lasciare la sua partecipazione dalla junior alla senior con un titolo, perché l'anno scorso non ce l'ha fatta vincerlo. Il vantaggio è stato notevolmente pesante nei confronti di Fiore, addirittura 20-5. Abbiamo sfiorato praticamente la chiusura del match di RSCO prima delle overscore. Adesso c'è la terza. E sulla terza diciamo che Galli ha l'opportunità di chiudere il match prima del limite. Sta nelle sue braccia, sta soprattutto nei risultati, perché un 9-5 e un 20-5 la sì, perché lunga. queste azioni veloci, questo incrocio, perché lui essendo Galli anche il mancino lo incrocia sempre col sinistro e Fiore non replica mai, perché si trova sempre corpo a corpo e non riesce a inglobare i colpi. E andiamo a seguire il terzo round della finale della categoria degli 81 kg. Galli pronto questi, a cercare di attenzione. Questi sono tutti colpi e segno. Per Fiori non c'è niente da fare a questo punto qui, perché poi Fiori casca sopra all'avversario e non riesce a boxare. Ti porta alla confusione, perché è talmente strano nella velocità dei colpi, non ti fa far. Cioè, per noi andava bene. Adesso nella parte senior sarà più difficile perché avrà gente espertissima a certo. Queste condizioni. Dovrà lavorare molto. Dovrà lavorare di più. Impostazione. Sì, che sì, sia che poi adeguata a quelle che sono le esigenze dei senior. Poi lo serverà il maestro. Ora seguirà, attenzione, finisce per superiorità tecnica quella che avevamo preannunciato. Quindi Galli Gianluca si aggiudica il titolo per netta superiorità tecnica, per manifestare superiorità tecnica nei confronti di Fiore Simone, e conquista l'oro degli 81 kg. Argento per Fiore Simone. Andremo tra poco a seguire la finale dei 91 kg tra Sergio Francesco e Piazza Fa. Questo penultimo campione vince per